Un pezzo di noi se n'è andato, non ci sono parole per un dolore così grande. Ciao Ale. L'intera comunità di Vercana è in lutto per la morte di Alessio Albini, vittima ieri pomeriggio di un tragico incidente sui monti sopra Livo. Il 22enne è precipitato in una scarpata mentre con la moto da trial percorreva un sentiero in una zona impervia. Alessio era uscito con un amico per un giro con la moto. Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio di ieri, il giovane si trovava su un sentiero in una zona impervia, a circa 1000 metri di quota, quando è uscito di strada con la sua moto ed è precipitato per una settantina di metri in una scarpata. Una caduta risultata purtroppo fatale, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, Alessio Albini, operaio in un'impresa edile, era partito dalla sua abitazione di Vercana per fare un giro in montagna con la moto assieme a un amico. Mentre percorreva un sentiero impervio a poca distanza dal paese, la ruota sarebbe finita fuori strada e la moto sarebbe precipitata nel dirupo, trascinando anche il conducente. L'amico che si trovava con lui ha chiamato subito il 112. A Livo sono intervenute le squadre della stazione di Tongo, del soccorso alpino della 19ª delegazione lariana e l'elisoccorso di Sondrio, ma il giovane era già morto quando è stato raggiunto. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Vercana, dove la famiglia di Alessio vive ed è molto conosciuta. 10 anni fa il giovane aveva perso il papà, Angelo. La Proloco ha postato un messaggio per ricordare il giovane. Il sindaco Luca Aggio si fa portavoce del dolore dell'intero paese. Ci conosciamo tutti e la famiglia di Alessio è da sempre molto attiva nel volontariato e nella Proloco, dice il sindaco. È una tragedia che ci ha lasciato attoniti e faremo il possibile per stare vicini alla mamma e alla sorella di Alessio.